Dunque, amici, ma che fa questo? È sempre nel accappatoio. Finisci di allenarti, vieni a casa, ti lavi, come è giusto che sia. Dunque, ci sono, dopo il video chiaramente che ho fatto, ma non in conseguenza al video che ho fatto io, dopo aver fatto il video di Callà per quanto riguarda suo amico Federico che va in gara, natural, non natural, c'è questa frattura, questo Pacific Rim di persone che, sempre cercando di non ledere l'immagine, per cui alcuni, quello di Domingo che dice: ma perché Callà si fa prendere in giro così? Poi ci sono persone che scrivono, chiaramente il Calisthenic Prince, The Prince of Calisthenic, è il più interessante di tutti, perché dice: ma perché DC? Ma perché? No, perché allora sono tutti quanti commenti che non sono autorevoli, sono tutti quanti commenti, bene o male, che non hanno. Che non possono poggiare su niente, perché di culturismo queste persone non ne sanno nulla, né di uso di farmaci, per cui non so perché parlare, per cui non so neanche perché alcuni difendono o cercano di analizzare qualche cosa che non possono analizzare. Questo non è un dissing. Questo è un. La gente continua con. Ma tu a prescindere. Poi sicuramente ci si diverte con alcuni soggetti che fanno satira, diciamo, non pesante, perché non. Sì, ci sono persone che non si sanno calcolare con. Non sanno misurare con la bocca, ma fanno della satira e danno delle opinioni quando, come ho già detto, non possono. They cannot. Dunque, voglio analizzare un video soprattutto, che è. E poi, se riesco, voglio dare una risposta a. Bene, adesso la finestra è aperta, lo sappiamo. Ai miei due nuovi amici, Barbara Carità e Barbara Per Carità e Alberto Bisteccone Bistocchi, su commenti di Coleman, che per quanto riguarda questo Mister Olimpia è il migliore di sempre. E quello che ha combinato Rami alle spalle, che avete già visto tutte le figure, non c'è bisogno che mi fate montare niente. Cominciamo con i video. Sigla. Ah no, la sigla non posso metterla, ho provato a mettere qualche cartone animato, ma su YouTube me l'hanno flashato al volo, per cui posso solamente metterli su Instagram. TikTok abbiamo chiuso, erano troppe piattaforme, non riuscivo a stare. Comunque, fantastica sinossi del nostro mister Calisthenics e di tutta quanta la fazenda. È una strana fazenda, mio amore, con te. Di tutto quanto alla fazenda, non conta meno degli altri, perché comunque sia, non ha bene capito i processi di ingrossamento, di eventuale bulk, dei 130 kg che non si è più parlato, di cui non si è più parlato, di questo Federico, e del fisico che si sostiene adesso sia natural. Caro il mio calistenico, non c'è bisogno, si sa che eludendo i controlli, come tutti sanno, anche i bimbi, si possono eludere i controlli di una federazione a cui non frega più un cazzo di fare controlli. Ma la cosa più interessante non sono neanche tanto le bugie dette durante i video di Callà,
per il quale poi venne fuori un pienone con Domingo e tutto il resto. Era uno scherzo, era un prank, e cercare di riprendere quando una persona ormai ha fatto, tutti quanti avevano fatto la pipì fuori dal vasino, e Callà perse, diciamo, e cominciò a mandare lettere, perché le lettere arrivarono almeno a qualcuno tramite anche i carabinieri, per cui io aspetto il mio. Sono curioso, perché io affermo quello che continuo a riaffermare dall'inizio alla fine. Purtroppo sì, è vero, non ci sarà mai una prova, diciamo, di quelle tangibili a livello scientifico, per cui dovrei prendere il sangue di una certa persona, portarlo ad analizzare, avere ed è impossibile. Ma tu dicesti una cosa una volta in una live, tra i tuoi continuare a sfregare le papille gustative sull'ano di Callà, e fu anche se le persone, fu anche una cosa molto intelligente, nonostante tu possa far vedere questa famosa conversazione e far sentire, la gente non ti crederebbe comunque. E fu un pensiero abbastanza profondo, considerato che tu comunque ti dai dei toni che secondo me non puoi darti, soprattutto quando io ho studiato a Torino psicologia, quando era a Torino, con dei professori anche, e cominci a parlare di patologie mentali, e allora lì ho smesso di guardare il video, perché per asciugarmi le lacrime ho dovuto posare il telefono, ormai era zuppo. Cioè, tu cominci a dividere e fai anche uno schema che appare sul video, io non sono capace, ma grazie a Dio, sulle patologie di tipo, diciamo, sul bugiardo patologico, cioè sul bugiardo che tu pensi si definisca così, che sia questa la definizione di un bugiardo patologico, poi bugiardi, diciamo, in altri ambiti, in altri modi. E questa è una cosa fantastica. La tua sinossi, la tua presa, la tua considerazione, la tua esame della faccenda in base a qualche cosa, a base a dei dati che tu hai, che sono pochi, inutili per quello che tu puoi considerare, perché, ripeto, non sei un culturista. E di conseguenza, niente, mi sono fermato lì, ho dovuto fermarmi lì. La persona che presenta, perché Federico Sanna se si chiama così, è una persona che non è possibile che sia naturale. Ecco subito il discorso. Per chi ha provato, ha visto in 30 anni un natural, sa benissimo che nonostante tu possa essere molto, molto, molto muscoloso, natural per quanto puoi esserlo, per quanto la natura possa essere molto vicina a te, come col cuore ti avvicina, alla fine tu dovrai fare il balletto che i natural fanno tutte le volte che arrivano ad un contest, cioè riuscire a trovare un compromesso tra quello che mi posso tenere e quello che sparisce, muscolarmente parlando, quando vado a definirmi, perché se lascio fare naturale al corpo, il corpo si muove in maniere dove è lui che comanda, la mettiamo così. Per cui quando ti affami, è la storia di Pollo, avrò raccontato 1000 volte la storia di Pollo, perché poi cominciò da quel tempo in poi a prepararsi per le gare con sostanza, perché Pollo, dopo aver fatto, essendosi fatto un culo quadrato ed essendosi
era un ragazzo belle spalle rotonde, un bicipitino le sue carenze, ma un fisico bello, muscoloso. Era comunque un ragazzo genetica dei tempi, per cui costruire la carne per una persona che sa che ci sono solo quelle, non so, forse fa una magia e la carne la costruisce con i vecchi metodi, ti spacco il culo, ci provo, ci provo, ci riprovo quest'anno tra 6 mesi, e non era neanche tanto grande, per cui avrà avuto 24 anni quando già avevo un fisichetto di tutto rispetto. Quando se l'è magnato via, dopo 6 mesi di una grande dieta, a pollo e riso, ha riso 100 grammi al giorno fino a zero, e cominciarono a sparire la forza per allenarsi e tutto il resto, cominciò a incazzarsi e poi passò al lato oscuro. Piccola parentesi, piccola parentesi. Il fatto che una persona voglia andare in quelle condizioni è già lampante, ma non che abbia mentito su determinate cose. È lampante che comunque sia il nostro mister Callà, che già propina 7 kg in più del solito peso, con una definizione eccezionale, e dalla bocca sua 7 kg in più sull'anno scorso, per una persona che fa il mio mestiere, viene da ridere. Le stesse persone che sono presentate hanno fatto un lavoro di, comunque, di allenamento pesante, differente. Vedi anche Trotta, vedi anche Teo Trainer, non ne hanno messi così tanto, perché la natura non ti regala 7 kg. 7 kg sono tanti, 7 kg sono tanti, di carne buona, vuol dire cambiare completamente ogni taglia possibile e immaginabile. Ora, che sia in squarto, che sia, qualcuno mi ha detto anche in catabolismo, perché secondo me ha trovato anche l'allenatore sbagliato, che gli ha fatto fare grandissime cazzate, quando tornerà a essere, diciamo, meno tirato, si vedrà ancora di più quello che lui dice di aver fatto, ed è una cosa che si ottiene solamente facendo uso di determinate cose. Non c'è bisogno di sentire: sì, ciao, ascoltami, avevi ragione tu. Bastano le reazioni a determinate cose, così come le reazioni, lo ripeto 1.000 volte, le reazioni street gorilla alla live. Prima reazione di Domenico Uto: no, no, io ho una cosa, io ho questo, questo, questo. Cioè, le reazioni sono molto importanti per quanto riguarda. Io dico sempre: quando una persona dice una cazzata, ci sono delle persone per la strada che, e adesso finisco di deviare dal punto, che guardano una persona, fanno la domanda e la reazione che tu hai, che è immediata, perché le persone in generale non controllano né questo, né quello, né quell'altro. Però magari una persona molto scaltra, che ha già visto, che ha esperienza e che sta per la strada, guarda ogni minimo movimento tuo e ti dice, per la reazione che tu hai, è una bugia o no. Non è un fatto tangibile per tutti, però comunque rimane il fatto che tu sei convinto e poi porti la bandiera. Tutti quelli che sono andati dunque natural adesso hanno fatto una grandissima fatica, hanno perso anche nel secondo tentativo tanta carne, non sono riusciti ad arrivare, non sono riusciti ad arrivare a quei tagli stratosferici. Quando uno è già ectomorfo, molto ectomorfo, per cui ritorna ai tagli, che gli ectomorfi sono sempre nati con quei tagli lì, non con quelli, ma vicino, perdono praticamente parecchio di quello che hanno fatto, parecchio di quello che hanno fatto. Se poi ci riprovano, fanno la stessa cosa con un tassellino piccolo in più. Ora, il fatto che abbia mentito sui 280 kg, potrebbe essere un gioco, uno scherzo, una presa per il culo, e tutto quello che ne consegue. Il fatto che
ogni volta che c'è stato un video callà, poi c'è stato con questo che se poi si è anche molto incazzato per le sue balle che ha detto, ricordo che fecero un culo quadrato a Domingo, nonostante lui avesse detto delle puttanate tremende e quello per una volta nella sua vita legittimamente avesse detto ma che cazzo dici? Poi quello vuole i titoli, i titoli, i titoli, però se tu sei una persona che ha fatto gare, a questo punto le devi tirare fuori sul serio. E detta questa cosa, non è le balle che una persona dice, non è la patologia, non sei l'ombroso che analizza i crani delle persone e dice questo qui è un patologico, questo è un killer, questo è un petomane, questo è uno. Cioè non sei quelle persone lì, sei una persona che si occupa di uno sport che non ha nulla a che fare con diete, soprattutto cambiamenti, ipertrofie, per cui la tua sinceramente serve veramente a poco. Quando Callà si fece presentare e cominciò a girare per tutte le persone possibili, immaginabili, che lui disse, che lui indicò come persone che potevano farlo passare per natural, per cui Raponi, che stavolta un calcio in culo a questo Enrico l'ha dato, per me di rinterzo se l'è preso anche il nostro Callà, che ci fa vedere le sue case da mezzo milione. Poi ci fu, vabbè, Raponi tirato in causa. Raponi si sa, non c'è bisogno, poi che lui non ne faccia poca pubblicità, non ne voglia parlare, sono cazzi suoi, va bene così, ma è chiaro. Passò poi per Presti, che addirittura disse guai a chi dice che il nostro Callà è natural, un altro natural. Un mister Olimpia, cioè si prepara per il mister Olimpia, non è un mister Olimpia, e sono due, e son due. Allora, due dopati che garantiscono per un eventuale natural. Questo qui invece poi passa per il suo preparatore, che di natural non c'aveva un cazzo di niente, nonostante non avesse una forma come Dio comanda, difatti sta cercando di formare il suo allievo a sua immagine e somiglianza e tirarlo oltre ogni cosa. Probabilmente non ha ancora un sottofondo di sostanza sufficiente a mantenere la cosa, perché come ho visto io stiamo andando in catabolismo. Questa è una mia presa di posizione, una mia considerazione. Chi altri poi ha girato insieme a Callà? Insomma, se li è girati un po' tutti quanti all'unisono, questo no, questo no, questo no, questo no. Una persona può raccontare tutto il cacchio che vuole, una persona può dirti io sono natural e alzo 280 kg. Il problema è, l'unica cosa interessante, che in quella condizione, nonostante lui dice di essere 1,73, per me mente anche sull'altezza, perché se è 1,73 vicino a Callà dovrebbe essere 2 metri Callà. La gente conta tanto sul fatto che su questo schermo molte persone appaiono differenti e molte persone non vogliono farsi riconoscere fuori. Di conseguenza sparano un po' le cazzate che dicono, che vogliono. Non si è mai visto un natural di quelle dimensioni nella storia dei natural. Ecco, ti piace di più come spiegazione, come cose, come proporzioni, nonostante non abbia spalle, sia molto tenuto in spalle. Per il resto, non avendo gran boccia, perché lui probabilmente non lavora su posteriore, questo dovrebbe farti
suonare qualche campanello di allarme. Qualche altro campanello di allarme? Vuoi che ti dico un altro campanello d'allarme? 4.000 calorie. Ma tu chiaramente che cosa ne sai? Di conseguenza non puoi dire. Cosa vuol dire 4.000 calorie? 4.000 calorie in fase di tiraggio. Lo sostengono solamente persone e neanche, perché devi abbassarlo per forza. Persone che stanno usando sostanze e neanche poche. Con sostanze che fanno un lavoro apposta poi per tirare, per cui attenzione, con quella chilocalorie lì stiamo parlando anche di GH e probabilmente diuretici. Terza cosa, 7 allenamenti settimanali. Ora cercavo di farti un piccolo prospetto. Ripeto, quando una persona parla deve essere proprietaria di quello che sta dicendo. Se c'hai voglia di fare il video, fallo come l'hai già fatto con me tante volte. Prendi le giuste considerazioni e non fare il forense, nel senso di addetto alla diciamo arritrovamento prove, capelli per un cazzo. Non lo fare perché non è roba tua. Però vedo che ti ficchi parecchio un dissing. Ti piace il dissing, non è vero? Però punti il dito agli altri. 7 giorni su 7. Hai mai provato ad allenarti senza avere nulla in corpo, senza avere carboidrati in corpo? Ma tu sei buono. No, lascia perdere. Hai mai provato? No. Vedo che il tuo fisico non ha nulla a che fare con lo sport. Però posso farti la stessa domanda, hai provato ad allenarti senza avere nulla addosso? Uno, comincia a togliere di mezzo carboidrati, glicogeno e tutto il resto, cerchi e rischi di farti male se sei un kamikaze che tira lo stesso. Due, tirerai poco o niente nel momento in cui sei arrivato alla fine. E in quel momento, chiaramente, che può durare anche un paio di mesi, se sei un tipo coriaceo tosto, perché la dieta per affamarsi da un fisico muscoloso normale al 10%, 11, 12 per arrivare al 7, ci vogliono 5-6 mesi, visto da gente che ha una genetica tosta. Cosa fai? Già dal primo mese cominci a calare i pesi, secondo, terzo, quarto cominci a toccare proprio pochi pesi. Ansimi, non ce la fai, devi stare attento a integrare bene, altrimenti ti strappi come un foglio di carta. Queste sono le tre cose che dovrebbero essere campanelle dell'allarme. 24, 7 allenamenti pesanti al giorno. Che poi sono state le stesse cose che ho preso per il culo Raponi, che ha telefonato a una persona che si allena per gare, che penso che sia Muzzi, e ha dato la sua risposta. L'unico bel lavoro di Raponi. Questo era quello che era indice di qualche cosa, non sicuramente la patologia della palla raccontata per prendere per il culo Domenico. Dunque, piccola chiusura, ci mettiamo dentro anche loro due. L'ultimo video dove tu invece leccasti un altro culo, arrivò un video di Gioia che, a prescindere dall'amicizia o no, ad onor del vero disse come erano andate le cose. Le tue risposte dietro ai commenti di, mi sembra proprio il video di Gioia, era non sapevo, non ero a conoscenza, per cui una persona. Io comunque c'è gente che definisce persone che fanno questo lavoro giornalisti, si documenta, non so perché ti metti in certi cacchi che non sono tuoi.